Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su un mondo di cubi. Nell'episodio precedente abbiamo lavorato qua, nella zona in cui andremo a costruire casa nostra. Abbiamo praticamente disboscato tutto off camera. Come vedete ho fatto anche un pochettino di terraforming. E in più abbiamo esplorato le miniere sottostanti. O forse è meglio dire che abbiamo iniziato a esplorare le miniere sottostanti, perché ragazzi qua sotto c'è una rete di caverne che fa paura. Tra l'altro iniziamo questa registrazione ragazzi alle... aspettate che vi faccio vedere, 3:47. Ovviamente questa è solo una scusa per farvi vedere che ho comprato un orologio che terrò qua, proprio farà parte della postazione e che servirà, oltre a farmi capire da quanto diavolo di tempo sto registrando, a capire anche l'efficienza delle farm, a vedere magari in un'ora quanto riescono a produrre. E poi sarò sincero, ho sempre voluto un orologio del genere nel setup, perché non so chi di voi segue PewDiePie, ma lui ne ha uno uguale. E allora fa figo avere un orologio come lui, no? Magari un domani avrò anche i suoi iscritti, no? Che se ne dici? Ti va bene, beh sì. Ma tornando seri, anche se forse non lo siamo mai stati, oggi che cosa voglio fare? Beh, di sicuro prima di tutto devo svuotare l'inventario, perché ho una quantità di roba addosso che fa spavento, ragazzi. Devo fare l'ennesima cassa. Si prometto che un giorno metterò a posto tutto sto schifo, però per adesso viviamo nel disordine. Prendo giusto giusto la ender chest, magari mi porto dietro giusto un mezzo stack di legna e un mezzo stack di carbone, si dovrebbe bastare. Dopodiché scendo nelle profondità della terra. Infatti ragazzi, in questo episodio voglio dedicarmi alle risorse e in pratica arriviamo qua ragazzi all'altezza della bedrock. Mi creo una piccola zona di lavoro che va sviluppata più che in larghezza, in altezza. Allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5 blocchi. Sì, già dovrebbero bastare, ma per sicurezza facciamo 3, 4 e scaviamo verso l'alto. Allora siamo 2 blocchi noi più 3, 4, 5 e 5 dovrebbe bastare. Già, vabbè, facciamo 6. Oh, diamante nel frattempo, molto bene. Vediamo un po' quanto ne esce. 12 pezzi ragazzi, partiamo subito bene oggi. A questo punto creiamo una piccola zona di lavoro, facciamo ender chest, poi pigliamo i cubi di oro, il beacon, uno solo per il momento, e un lingotto. Prendiamo quindi i cubi di oro, andiamo qua al centro, facciamo 1, 2, 3 e 4 e alla cima ovviamente mettiamo il beacon. Iniziamo ad allargare in questa maniera per fare il primo livello. Praticamente lo faremo al contrario, quindi verrà una cosa del genere. E allarghiamoci di nuovo ragazzi per fare anche il secondo livello. Non riusciremo forse a fare tutti e quattro i livelli ragazzi, ma guardate un po', dovremmo riuscire a fare senza problemi i primi tre, che è decisamente buono. Prendiamo il lingotto, lo mettiamo qua e attiviamo... ah no, scusate, attiviamo niente, perché ragazzi qua sopra abbiamo dei cubi. Bisogna romperli tutti questi cubi. Allora, calcoliamo un attimo. F3, 1823 e meno 541. Ho capito che se me le scrivo è meglio. Risaliamo in superficie e a questo punto guardiamo due cose. Allora, premiamo F3, vediamo in che direzione è casa nostra, ok, è là ragazzi, quindi andremo a scavare in questa direzione che è praticamente sud-est, perché così facendo andremo a caricare chunk che già sono stati caricati, non andremo a caricare chunk che magari non voglio caricare. E poi raggiungo le coordinate che ho detto poco fa, 1823 e meno 541, ok, che dovrebbero essere queste qua. E inizio a scavare. Allora, i primi blocchi li scavo così, tranquillo. Gli altri li scavo con un secchio d'acqua alla mano, ragazzuoli. Ok, perfetto. Appena cado giù, ragazzi, si attiva subito il beacon. A questo punto ci possiamo mettere il lingotto dentro e attivarlo con sollecitudine. Perfetto. Da questo momento posso iniziare a scavare, ragazzi, e tirar fuori dal raggio che mi offre questo beacon ogni ben di Dio. Allora, problema numero uno. Io cerco di scavare nella direzione che ho detto prima, ovvero sud-ovest, non sud-est. Prima avevo detto una cazzata. Però continuo a beccare della lava. Quindi, anziché scavare ad altezza 6, scaverò ad altezza 11, credo. Sì, mi sembra 11. Almeno la lava mi rompe un pochettino meno i maroni. Allora, io cercherò di conservare un po' di materiali, ragazzi, ma so già che sarà impossibile, perché se stiamo cercando dei minerali, questo vuol dire che, in ogni caso,
ci sarà tanta roba di scarto, soprattutto la cobblestone. E quindi mi spiace, ma dovrò buttare via dei blocchi. Sì, lo so, è una cosa veramente brutta. Ragazzi, mi sono accorto adesso che avevo sbagliato a fare il beacon. Mancavano dei blocchi qua, quindi adesso dovremmo andare ancora più veloci, vero? Vediamo un po'. Sì, mi sa di sì. Sono proprio un pollo. Puntualmente mi sono imbattuto in una caverna facendo questo lavoro. E là, ragazzi, ho trovato del diamante. Quindi vado subito a prenderlo insieme a voi. Vediamo un po' quanto ne è. Cioè, ragazzi, ne ho rotti due cubi e è già finito. Va bene. Grazie, grazie tante. Non ci credo, ragazzi. Praticamente sbuchiamo nella stessa miniera abbandonata dell'ultimo episodio. Vabbè, dai, torniamo indietro. Ok, abbiamo riempito l'inventario, direi. Allora, la situazione per il momento è questa. Ed è passata all'incirca mezz'ora, ragazzi. Eccolo, signori, altro diamante. E andiamo a pigliarlo. Ok, 8 pezzi, fantastico. Con gli altri arriviamo alla bellezza di 16 più 8, ragazzi. Sono 24 diamanti. Allora, direi di fare anche delle fornaci. Così iniziamo a mettere anche a cuocere il ferro. Sì, ho cominciato a usare anche i creeper per minare. Ragazzi, ci sto prendendo gusto, ve lo giuro. Allora, vorrei provare con i cubi di ferro, già che posso farli, a fare ancora un livello di piramide. Tanto non dovrebbe cambiare niente, se non sbaglio. Facciamo altri cubi, andiamo a piazzarli da sotto. Nel frattempo, ragazzi, è passata di nuovo mezz'ora. Sono le 5 e 4 minuti e questo è il risultato. Direi che va più che bene per il momento. Qua c'è altra roba che sta cuocendo, giustamente. Non so se avete notato, ma non abbiamo neanche fatto una pausa per andare a ripristinare gli utensili. Infatti la cosa figa è che basta semplicemente il fortuna 3 del piccone perfetto per fare abbastanza esperienza da tenere tutti gli utensili in vita. Ok, andiamo a fare altri 3 cubi in questa maniera qua. Allora, posiamo un secondo tutti questi materiali, ragazzi, che vi giuro, ho paura a girare con tutta sta roba. Non ci sta neanche, devo fare dei cubi. Ok, allora, ho riordinato un attimino il tutto. Volevo spostarmi qua nella zona delle piramidi per lavoricchiare sulle stradine, visto che nei commenti ho letto che non vi è piaciuto l'accostamento arancione sandstone. In effetti è un po' particolare, era normale che sarebbe stato così. Però in compenso ho ricevuto anche dei buoni consigli. Infatti mi avete consigliato di mettere qualcosa di giallo. E con qualcosa di giallo si intende o il calcestruzzo, il nuovo blocco che però ancora non ho perché non sto usando la snapshot, oppure la clay gialla. Potrei quindi sfruttare il fatto di avere con me dell'argilla per metterne a cuocere un po', prendere un po' di fiori gialli, farmi un po' di colorante giallo e provare questa clay maledetta. Mentre aspetto che cuoce, sapete cosa faccio? Prendo la stone che ho recuperato poco fa, eccola qui, facciamo così, mi faccio un po' di slab e vado a terminare il lavoro dell'ultimo episodio, ovvero quella stradina lì, che così proprio non mi piace, non si può vedere. Ecco qua, stradina completata. Ho anche fatto cuocere la clay, quindi vediamo un pochettino. Allora facciamo così, facciamo così. E questa è la clay gialla. Proviamo ad andare a piazzare. Ok, questo è il risultato. Sì, avevate ragione, ci sta sicuramente meglio. Però non so se procedere già a far tutto in clay oppure e aspettare che arrivi l'argilla, no, come si chiama, la terracotta, no, il calcestruzzo. Ecco, ragazzi, io so già che farò ancora più confusione pure con questi blocchi. E comunque sia, appunto, confrontare anche il calcestruzzo e capire se ci sta meglio o peggio. Allora, sono tornato un secondo nel regno, perché prima di salutarvi, ragazzi, voglio fare ancora una cosa. Andiamo infatti dal nostro alambicco, che è qua. Prendiamo un occhio di ragno, un fungo e che cosa diavolo serviva ancora? Una canna da zucchero, ecco. Facciamo così, facciamo così. Esce l'occhio di ragno fermentato. Poi prendiamo 3 boccette, le riempiamo con l'acqua, le buttiamo qui. Ah, lol, ragazzi, avevo già i semi di barbabietola. E io che l'altro episodio dicevo wow, li abbiamo trovati. Prendiamo anche un pezzettino di polvere da sparo comunque e lo andiamo a mettere sempre qui. Dopodiché prendiamo un 3 mele.
mele, sì, 3 mele dovrebbero bastare. E ci pigliamo anche le 3 pozioni di danno istantaneo da lancio. Eh sì, danno istantaneo, volevo dire debolezza. Ok, comunque sia, torniamo indietro. Una volta tornati, metto a cuocere dei lingotti di oro, che, come penso avrete capito, utilizzerò per fare delle mele d'oro. Una volta preparato il tutto, raggiungiamo di nuovo il nostro carissimo spawner di zombie. Ma non ci posso credere, ancora caverne, ma che palle, ma... Stavo cercando di collegare due spawner, ho trovato un'altra caverna. Allora, rieccoci. Una volta appunto liberata la caverna che abbiamo trovato così in maniera inaspettata, mi sono preso anche un po' di risorse. Guardate, ben 5 stacche di carbone e un po' di ferro. Adesso, come vedete, sto liberando praticamente la zona qua dalla cobblestone che è in eccesso, e andrò a creare una zona nella quale gli zombie potranno spawnare. Attenzione, il mio intento non è quello di fare una farm, ma è quello di far spawnare solamente degli zombie. Ecco il primo, prego. Ho deciso alla fine di togliere tutte le torce, perché ragazzi sto aspettando da mezz'ora ormai uno zombie villager e non si spawna neanche a morire. Eppure io sono convintissimo che si possano spawnare anche gli zombie villager dagli spawner di zombie. Se vabbè, pure con l'armatura si spawna adesso e il villager non se ne è spawnato neanche ancora uno. Ma perché? Ma ragazzi, ci deve essere qualche bug, non lo so. Io ero sicuro che si spawnassero degli zombie villager dallo spawner. Però ragazzi, è passata un'altra mezz'ora e io zombie villager non ne ho proprio visti, ma manco di striscio. Solo sti stronzini qua e questi qua normali. Già dicevo, forse ci siamo, invece no, è un altro con l'armatura. Questo qua addirittura ha l'armatura e la pala. Ma che cazzo? Ma che senso ha? Ma scusa. Vabbè ragazzi, io il materiale che mi sono preparato lo poso qua, anche perché ho l'inventario pieno. Cioè, per farvi capire, ho 1, 2, 3 e sono al quarto stack di carne marcia e non è ancora uscito un villager. Vorrà dire che me lo andrò a cercare con calma off camera, magari di notte in superficie è anche un pochettino più comodo. Però non capisco, ero sicuro al 100%, perché già avevo fatto farm di zombie in passato e già mi era successo di beccare degli zombie villager dalle farm di zombie. Però se in un'ora non si è ancora spawnato niente, forse vuol dire che non si può spawnare niente, perché sennò non è normale la cosa. Vabbè, vorrà dire che per il momento richiudiamo questo spawner, risaliamo in superficie per l'ennesima volta, e mentre mi metto alla ricerca di un maledettissimo villager zombie, io direi che per questo video siamo giunti al termine e posso darvi tranquillamente appuntamento al prossimo. Come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre, mi raccomando continuate a spolliciare, commentare, fate un salto in descrizione e ovviamente attivate la campanellina delle notifiche che trovate qua sotto a fianco al tasto iscriviti. Detto questo, nulla ragazzi, io vi saluto, al prossimo video, ciao a tutti!